Salve a tutti ragazzi e ragazze di YouTube, qui il vostro Nicola Selvaggio con la sua insopportabile voce ed eccoci oggi a un grande scontro, uno scontro per il quale potrebbe addirittura iniziare una serie di video dopo quello di BoJack Horseman vs Giovanni Verga, uno scontro tra titani, stiamo parlando di un grandissimo filosofo e un grandissimo medico della TV. Il medico lo conoscete sicuramente tutti, è il dottor House, e il filosofo è Arthur Schopenhauer. Siete pronti? Libri e ironie alla mano? Si parte! Per i pochi che non conoscono nessuno dei due, a parte che mi dispiace tantissimo perché avete una mancanza dal lato di serie TV e dal lato filosofico paurosa, però cercherò di riassumervi in poche parole chi sono. Schopenhauer è un filosofo tedesco, uno dei più grandi pensatori del XIX secolo. Il suo pensiero prende elementi dell'illuminismo, della filosofia di Platone, del kantismo, del romanticismo, fondendosi con la suggestione esercitata delle dottrine orientali, specialmente quella buddista e induista. Schopenhauer era caratterizzato da un forte pessimismo, anche se negli anni e con la lettura si capisce che non è vero. Lui era profondamente un essere umanista. Il problema era che, a detta di tantissimi, aveva un gran caratteraccio che lo portava a rispondere con ironia e maieutica alle persone che si trovava di fronte, anche con vari atteggiamenti di sufficienza e un po' di stronzaggine. Per quelli invece che non conoscono il dottor House, il dottor House è un primario del reparto di medicina diagnostica, specializzato in nefrologia e infettivologia. Si vede che si presenta con un atteggiamento burbero, menefreghista, pigro nei confronti dei suoi colleghi e dei suoi pazienti, giustificando parzialmente questi suoi atteggiamenti dovuti a una menomazione alla gamba destra che gli impedisce di camminare correttamente. Infatti porta il bastone, che è dovuto ad un infarto che gli ha causato la perdita di una percentuale del muscolo e di una necrosi successiva. Combatte questo dolore con un potente analgesico a base oppiacea chiamato Vicodin, al quale ormai è completamente assuefatto. La regola numero uno di questo dottore è Everybody lies, tutti mentono. Una verità che tutti gli uomini mentono. La sola variabile è su che mentono. Entriamo quindi nel vivo della nostra analisi e iniziamo ad analizzare i punti che questi due hanno in comune. Lasciando stare una serie di battute che nel dottor House ritroviamo abbastanza fedelmente in Schopenhauer, entrambi partono dalla caratterizzazione del loro, scusate il gioco di parole, carattere forte, carattere dominante. Loro credono principalmente in loro stessi. Per esempio, prendendo una frase a caso di Schopenhauer. Tu puoi costantemente osservare che la fede e la scienza si mantengono come i due piattelli di una bilancia. Quanto più l'uno si innalza, tanto più l'altro si abbassa. Ed La religiosità è talmente simile alla pazzia che è impossibile distinguerle. ecco la pronta risposta del dottor House. Però il dialogo continua. Schopenhauer potrebbe dire: le religioni sono figlie dell'ignoranza, che non sopravvivono a lungo alla loro madre. Dimeritorio. Dio ci chiede di avere fiducia. Non possiamo amare uno di cui non ci fidiamo. La fiducia si merita. Non puoi fidarti di uno che non vedi. Sempre sul pezzo il nostro dottore, senza contare che il dialogo poi si potrebbe spostare sulla salute. Una frase famosa di Schopenhauer recita: la salute sta tanto al di sopra di tutti i beni esteriori che in verità un mendico sano è più felice di un re malato, un mendico. Il dolore ci porta a sbagliare le decisioni. La paura del dolore è anche peggio. Infine, per quanto riguarda la misantropia, sono state tirate fuori, dai corsi di scritti di Schopenhauer, tante regole per il perfetto misantropo. E ora, leggetele insieme a me e vedete se non vi ricordo il buon vecchio dottore. Ciò che il tuo nemico non deve sapere, non dirlo al tuo amico. Tac. Dobbiamo considerare come dei segreti tutte quante le nostre questioni personali e rimanere completamente estranei ai nostri buoni conoscenti. La loro conoscenza delle cose più innocenti può infatti, in dati tempi e circostanze, ridondare a nostro danno. Una buona metà di ogni saggezza pratica è contenuta nella massima non amare e non odiare, l'altra metà nella norma non dire nulla e non credere nulla. Qua il dottor Ross è un po' discostato, però sul non credere nulla ci siamo. È più sicuro contare sulla paura che sulla fiducia. Le paure delle malattie, quante volte riesci a convincere un paziente?
Dimenticare un tratto negativo della natura di un uomo equivale a buttare via del denaro acquistato a fatica. Ricordando i difetti degli altri ci si può guadagnare da una stolta intimità e da una stolta amicizia. La superiorità nei rapporti con gli uomini nasce soltanto dal non aver bisogno degli altri in alcuna maniera e nel farlo vedere. L'ultima, ed è la frase principe che più racchiude il dottor House nella sua essenza: chi non stima viene stimato. Fondamentalmente questo più conversus era un vero e proprio paragone, però lo uso come piccolo video inframmezzato, col quale spero di aver attirato la vostra curiosità dall'una e dall'altra parte. Dottor House è sempre bello da vedere, è un personaggio fatto bene, costruito su storie intriganti, anche se gli schemi degli episodi, almeno la maggior parte, sono molto simili. E Schopenhauer è un filosofo che va affrontato in tutti i modi. Lui non sarebbe molto fiero che io parlassi di lui o che lo consigliassi, però ve lo dico col cuore aperto: leggete Schopenhauer, e se non sapete da cosa iniziare, Il mondo come volontà e rappresentazione va benissimo. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, iscrivetevi, finocellate, condividete. Un abbraccio dal vostro Nicola Selvaggio. Come fa a curare la gente se non la conosce? Facile, se non te ne frega niente.